E bentornati all'appuntamento con l'amore. Knock on that door so you can get in and don't mind the time, forget all that's been. Oggi affrontiamo un tema abbastanza in voga ed è l'amore incondizionato. L'amore incondizionato non esiste, non c'è, è un'utopia. Non voglio svilire niente e nessuno, ma solo dare una piccola realtà. Quando si vedono le coppie nel focolare domestico così unite, magari dopo 50 anni di matrimonio, noi respiriamo tutto quel romanticismo semplicemente perché le vediamo come qualcosa di fisso nel tempo. Ora è così. Ma dietro, risalendo alla loro storia, non possiamo sapere tutti i sacrifici che sono stati fatti per raggiungere quella meta. Difatti, la coppia perfetta esiste solo come un'entità fissata nel tempo, immobile. Ma se, mettendoti con una persona, decidi da subito di avere con lei e soprattutto di vivere un amore incondizionato, ecco che hai già messo la prima condizione. E dunque hai fallito miseramente il tuo scopo. Allora è necessario capire che l'amore non sei tu. L'amore deve essere una sorta di entità autonoma che cresce da sé. E come si fa a far crescere l'amore da sé? Abbastanza semplice. Non sforzando la coppia. Devi rispettare, supportare e incentivare la crescita di chi ami, anche a rischio di perdere quella persona. Se la tua partner o il tuo partner ha un sogno, una strada, un obiettivo, non devi per forza forzarlo, e scusate la cacofonia, a perseguire esclusivamente gli obiettivi che collimano con la tua coppia. L'amore mette le ali, non le taglia. È proprio così. Sembra una stupidata, ma non lo è. L'amore cresce solo se i singoli individui che compongono la coppia crescono individualmente. Perché c'è bisogno di tanta intelligenza, pienezza e completezza del singolo individuo per far funzionare la coppia. Perché solo quando tu sei completo, gioioso e non hai bisogno dell'altro, l'altro appunto non è un bisogno, ma diventa un arricchimento. E allora lascia libera l'altra persona di esprimersi. Ed esprimiti anche tu. Le persone possono cambiare, le cose no.